manco io. Incredibile. Allora, diretta avviata. Adesso andiamo su YouTube. Ok, siamo partiti su YouTube. Continuo a non vederla. Aspetta, una partita grossa. Aggiornando. Ok, Boom! partiti. Aspetta. Lo senti cosa si sente? Siamo partiti. No, la chat devo Si disattivare. sente un po' tipo grondaia a te? Sì. Allora, aspetta. Io sono perfetto, tu sei una grondaia. Se sono Ma io così sono mi perfetto, senti sei grondaia. meglio? Così mi si sente meglio? Ok, la tengo senza audio adesso e vedo la chat. No, la chat tanto la vedo anch'io da. La gestisci tu la chat? Sì, da. Aspetta, ti mando la foto su WhatsApp. Intanto dimmi se sono migliorato con l'audio. Se no devo mettere il Aspetta. microfono del PC. Allora, Dovrebbe essere. credo dovremmo dissociarci dal signor Pifo che ha appena disegnato un enorme organo sensuale maschile sopra al mat. Pazzo. Tra pochissimo ti arriva la foto. Alzo ancora un po' il bot. Guarda, se vuoi già fare il post che siamo live, se vogliono venire a fare due chiacchiere. Adesso lo faccio. Mi senti da qua che adesso non ho più la live? Sì. Devo scrivere a Patrick se la lista. Ma ne hai messo una a caso o è quella vera? Cosa? Hai messo la lista a caso e quella vera che gioca Patrick? No, no, è a caso, è ancora quella vecchia. Ah, ok. Vediamo se me la manda. Infatti l'ho oscuro, aspetta adesso. Sto oscurato. Allora, devo mettere il nome del server a parte. Dovrebbe entrare a brevissimo Patrick. Allora, quindi io tipo Piffo adesso glielo metto. No, come devo fare per promuovere? Se non lo promuovo, lui in teoria può solo fare tipo dei giganteschi occhi sul mat. Sì, non può O devo dargli cancellare dei niente. complimenti? Non Sì, può dagli cancellare complimenti a niente. Piffo. Buonasera! Patrizio! Incredibile! Raga, adesso dobbiamo spiegare al Galloway come si entra in una chat vocale. Non so Signori, se. Luca Grasso a breve se si ricorda come si schiaccia su una scritta. Incredibile. Non lo so, Rick. Mi ha messo un sottofondo un po' truzzo così faceva atmosfera. Perché la sobrietà è sempre importante. Certo che sì. Ok. Chi mi ha scritto?
Abbiamo ammirato la tua opera d'arte, direi quasi postmoderna e post-ironica su TTS. Molto bella, Sì, no? è ancora live, cioè io Sì, non ho certo, capito. vorrei, Ancora là. vuoi privarti di questa bellezza? Guarda come eiacula da di Verdi full paint, tra l'altro. Amici in live che non vedono la tua sobrissima immagine di Steam, vero? Sentite? No, no, l'ho tolto, l'ho tolto. Sentite, prova. Attenzione Luca, Prova, incredibile! prova, Sei prova. live e stai dicendo prova in live. Ma che è che la musica? Il bot del Il canale, bot, questo è il devi. sottofondo della serata. Ah, ok. Puoi Ma si può abbassartelo abbassare o dove vuoi. mutare? Certo, devi fare tasto destro sul bot e te lo gestisci. Ah, perché? Non si... Ah, ok, l'ho silenziato, ottimo. Gallo è la tecnologia. Allora, arma 4 entrato, lo promuoviamo. Incredibile. Ping Solo che medio di 142 tra i due. stavo Incredibile. pensando. Solo connessioni di grande qualità. Ma stavo pensando che io non posso vedere la partita, mi sa, non avendo tabletop. Ah, guardi su YouTube, La guardi su incredibilmente. YouTube dalla live, scusa, noi facciamo le live per cosa, secondo te? Ah, c'hai ragione, grande. Scusate, almeno La uno guarderò in spettatore ritardo, dovremmo ovviamente, però ci avercelo, vuole cioè. cose di 10 minuti dopo. Bravissimo. Oppure smetti di fare il povero, spendi 10 dollari No, e no, no, compri dammi le views, TTS. dammi Ah, ma pertanto le non ci gioco. Per questo. views. Vabbè, Luca, ma ci puoi giocare sopra Warhammer 40.000, Ma no, ragazzi, io non gioco qua a Tintin, giochi da tavoli. Infinity, Ma non ci gioco gioco. di battaglie Galzmanic. strategiche della Terra di Mezzo. Ah, allora se c'è la terra di mezzo lo prendo. Tu non sei un apprezzatore dei grandi giochi strategici di Games Workshop, io lo so questo. No, ma più che altro non ci gioco, non Ah, gioco Pippo, praticamente sul computer. io Ma come sono state? La molto vita è una triste, ma devo eliminare la rovinata. tua opera d'arte così gli lasciamo spazio per fare le Quando... loro cose. Sì, appena spawna, Ma dimmi non è che arrivato lista gioca spawn. che... Ah, ok, allora fantastico. Ora vado da Patrick e gli tocco le cose, così si arrabbia. Ditemi che li sto spawnato così la metto subito, vi Vedi che sta prego. caricando, però essendo che c'è un ping medio di 3 milioni. Ma come state, ragazzi? Non ci sentiamo da una vita ormai. Luca, noi siamo qui per commentare l'X-Wing, non per No, fare i ma nostalgici. questo, Comunque, scusa, sì, ma tutti bene. questo è Franza, non è... Questa è Franza, che si spara la super spammona di Concussion. Ma cosa volevo dire? Aspetta, io mi cambio il colore, magari così evito di toccargli le cose e fare Mandarlo danno. in crisi, sì, ci sta. Torno da spettatore. Memore della volta che ho ribaltato un tavolo mentre stavo arbitrando. Cazzo, è vero, dovrei togliermi anch'io qualsiasi tipo di privilegio, ma va bene. Cosa vedo qua? Cosa vedo qua? Qua Cosa vedo vede? Ce lo un descriva, ce lo cane. descriva. Allora, vedo un pipistrello, una macchia, un cavallo e mia moglie che sta guardando Desperate Housewives of di Atlanta o New York. Ah, scusate, Senti. le vere Housewives, che non è un film a luci rosse. Una roba, cioè un Questi documentari uomo. verità mi emozionano continuamente. Ah, Lo di guardo anche mia Beverly ragazza. Hills. C'è una donna che sembra un uomo che fa una maschera di bellezza. Mette la lotion on the skin. È una roba bellissima. C'è Incredibile. del vero intrattenimento. Aia! Attenzione, Patrick, che spawna No, Alissa già due fatte. volte. Ma dov'è che Cosa? devo Aspetta, andare poi su cancella YouTube? tutto. Cioè, ho avuto un momento di panico perché ho visto tipo sei bombe sul tavolo. Ho detto Ti aiuto. mando il link sul gruppo, Luca. Luca, tu non segui le pagine social del TNT perché c'era Sì, no, anche il infatti, link adesso, sì, infatti, postato. vai su Facebook e c'è. Incredibile. Vai su Facebook, c'è il link. Quindi, Ma impero. Giraglielo giramelo te, così Matt, che sto detesto. facendo. Domanda, ma quindi Patrick non l'ha giocato Impero la scorsa partita? No. Pare. No, Ma io ho un'altra perché? domanda, ma chi è che gioca? Patrick contro Franza. Mi spiegate cosa è successo, se si può Sì. dire? Ma ci sentono sempre? Certo, Luca, stai in live da Sì. tipo 10 Ah, sì. minuti. Mandagli il link, Mattia. Scherzi, siamo fuori dal mondo da ormai.
Siamo nel 2021 e da un anno circa c'è una pandemia globale. Su questo ci siamo. Siamo allineati, vero? Purtroppo sul COVID. Luca, con i tempi che corrono è anche la domanda giusta per te in questo momento della vita. Ma hai cagato? Madonna, ma sai che adesso sto facendo la dieta e sto bene di stomaco, non vado più 7 volte al bagno. Pifo, devi sapere che noi arrivavamo in ritardo in regional perché Luca doveva cagare. Beh, non vedo problemi. No. Tipo, 6-7 una volta è stata in bagno tantissimo, è arrivata e ha detto noi arriveremo comunque prima di Scarfone e siamo arrivati prima di Scarfone con una media oraria pari a quella della 24 ore di Le Mans. No, ma perché stavo anche guardando la partita, la corsa, ti ricordi? Anche guardando il Gran Premio dal tablet di Mitchell e Luca ovviamente guardava la strada e non il Gran Premio, ma... Io gli ho detto, metti avanti così lo vedo anch'io. Ma devi guidare! Comunque siamo dritto. Sopravvissuti, ricordatevi di non guidare come guida Luca. Di non guardare la gara mentre guardate. Amici miei, io ho viaggiato con Alessandro Boom Boom De Bono. Cioè, quindi se voi mi raccontate di esperienze di mal di pancia e cacche, cioè ogni space duck all'ascolto sa che siete dei giovani in realtà. Tutto legittimo. Allora, secondo me dovremmo ricordare al Franza che dovrebbe tipo impostare i dial. Ma cosa gli sta dando? Cosa sto facendo? Le carte delle manovre, mamma mia signore. Ah, quindi stanno accedendo a informazioni a cui non dovrebbero accedere. Non ce warning, ne frega. Ma serio, è legale sta cosa? Allora, in realtà no. Cioè, non potrebbero avere le cartine lì. Però in ogni momento puoi chiedere all'avversario di vedere il dial, quindi... Cioè... Anche perché in 1.0 giravo quei PDF giganteschi stampati con tutti i dial di tutte le navi. Cioè... Sì, beh, che nel senso, non sono, sono informazioni note, perché nel momento in cui puoi aprire l'app e puoi farlo, lo vedi. Sono decisamente più pratici. Io trovo idiota chiedere... Ehi, scusami, ti rompo un attimo mentre stai impostando la manovra. Posso vedere in quale modo potresti uccidermi questo turno? Cioè, lo trovo un po'... Perché non credi nei database imperiali. Matt, mi dai una mano? Che colori sono gli ISF? Allora, rosso, giallo, verde, blu e rosa. Rosso, giallo. Malva, ciliegia, tangerino, oltremare. Verde. Questa è la gamma di colori che vede una donna guardando questa partita. Purtroppo blu. Noi da uomini politici... È rosa, hanno tolto il marrone, che brutto. Ma non riesco a fare, guarda quanto cazzo è fashion sto tie rosa. C'è gli... il barone marrone? E gli Shaka Tryker invece? Non c'è il barone marrone, gli Shaka Tryker sono rosso, giallo, verde. Tutto molto sobrio stasera. Però continuano a tentare di spawnare Matt. Quello di 8 è una figata. Sì, però ti provoca un attacco epilettico dopo 32 secondi, quindi... Stanno combinando. Che bello questo bot che manda la musica comunque. Ce n'è tantissimo che la manda da YouTube. Adesso stiamo mandando una playlist senza copyright, però con questo bottino in momenti non sospetti puoi fare punto esclamativo play, dirgli una canzone e lui te la mette in automatico, è bellissimo. Salutiamo intanto Alessandro Filippo Della Rosa che dice bello questo Eta 2, purtroppo erano le liste scorse che non avevo ancora cambiato. Le liste sono segrete, quindi noi le scopriamo segretate. Quando vengono schierate al tavolo. E un saluto anche a Yuri Sinigaglia. Ciao Yuri. Yuri che io oggi ho visto giocare mentre ero al lavoro, che stavo disegnando e ho aperto una live di YouTube per farmi compagnia nel mio piccolo ufficetto solitario e c'era Yuri che stava giocando. Il logo TNT bello grosso, scusate che... Ok. E quando startano il timer dimmelo che... No, Pifo ci sopporta, accetta il fatto che... Ciao Danny! Ciao bello! Accetta il fatto che gli devastiamo la community a targhe alterne e... Danny.
La teniamo viva, dai, noi facciamo il lavoro sporco in realtà. Qualcuno deve pur farlo. Siamo il Adesso, Piffo, non male sei necessario. emozionato dal sentire Galasso dopo anni che non si sapeva se fosse Minchia. vivo o meno? Cioè, ne Io neanche noi sento. sapevamo fosse vivo prima di stasera. Io sento già caldo e sono nudo. È giusto. Ah, Luca, è vero, non lo sai. La regola delle live di X-Wing da un anno a questa parte è che devi essere nudo per Ah, commentare. ecco. Va Quindi ti bene. prego di toglierti i vestiti e mandare una foto per confermarci questa cosa. Esatto, Va bene, lo conferma lo farò status. sicuramente. Allora, cosa vincerà? La famigerata Lo scroll, dai, scroll. Chaka Triker Sloan di Patrick o Sì. lo spam di Concussion portato solo per ricordare il più grande giocatore del Nord Italia, Alessandro Paro, che ha fatto più o meno la fine di Luca? Che forte Alessandro Paro. Beh, Quanto ci metti? sono giustificato, ragazzi, alla fine. Perché non si può giocare. Che tristezza la vita. Sì, veramente. Che Attenzione, orrore Patrick la si vita. ricorda di schierare il Brute. Cazzo, potevano già fare Secondo defunto il me, turno tra poco 0, ci ma si rompe tutti i coglioni e sto Covid a partire non aperti restiamo aperti. io ti Ma do non il siamo mio qua pro per fare politica, quindi. Io ti do il mio Allora. pronostico, il mio Dammi il pronostico pronostico. assolutamente brutto. Per me, beh, i concussion sono fastidiosi, in questo caso. Perché Sì, ma noi comunque ci crediamo e stasera ti fiamo di parte, te lo dico, perché assolutamente Buzzone non è del team TNT che partecipa all'XDC, quindi. Ma no, abbiamo più giocatori che squadre, siamo in questo è da vero. TNT in sotto. E neanche un TNT nazionale, io questa è una vergogna. Ma come Dipende come. mai Patrick gioca contro Marco? In che senso? Cioè, tipo, non dovrebbe Perché. essere messo Patrick contro Alessio? No, No, Alessio Alessandro. c'è Landini. Sto facendo Landini. una domanda No, stupida, lo so già, eh. no, non è stupida in realtà, perché praticamente gli abbinamenti sono bloccati, tra virgolette. Ogni squadra ha presentato i suoi tre giocatori dandogli un numero, 1, 2 e 3. Gli Ah, uno ok. giocheranno sempre con gli uno, i due giocheranno sempre con i due, i tre giocheranno sempre con i tre. Ho capito. Non è detto che il più forte, tra virgolette, debba essere uno. Te potresti decidere Ho di mettere il, capito. che so, il più scarso come uno, in modo che faccia da portiere e gli altri due vincano. Ho Sì, infatti capito. noi abbiamo messo Franza come numero 2. Attenzione che è giunto, ho sentito. Attenzione, Codini. signori, il giocatore che tutti aspettavate. L'uomo meno democratico di questa community di X-Wing. L'uomo che si crede italiano pur essendo già vaccinato e già riaperto. Scusate, è il Gesù di X-Wing? È proprio lui, X-Wing Jesus Ma con noi. cos'è sta musica di sottofondo? Abbassati il bot e accetta le Abbasso. truzzate, stronzo. Ma hanno fatto partire il timer, my friend. Il timer è Lo dico su. partito. Ok. Ah, Yuri Sinigaglia dice Patrick vince 180-103, precisi. Se azzecchi una tesserina TNT per te. Con o senza bollini? Domanda difficile. Zicca Oh, tu. ma Bollini. cos'è questo rumore, Madonna di Gesù? Allora, Zara, settati il Clicca sul bot. coso. Clicca sul coso e diminuisci. Io l'ho silenziato, non volevo neanche sentirlo. Piffo, tu non li vuoi i bollini, te lo assicuro. No, ma Piffo è già a conoscenza di come funziona la Ah, tessera di Gesù per il ok. Ah, per TNT, sì. questo è Oh, Madonna Gesù, grazie a Dio ho finito questa tragedia. Ti si sente malissimo, Marco. Maranella ci scrive da una grotta Sono in in macchina, Siria. sono in macchina, Ah, infatti. il collegamento. Ah, Incredibile. no. Cioè, Il sei più collegamento tecnico di radio. Sandro Ciotti. Incredibile. Sto aspettando che Nadia finisca di lavorare. E quindi Nuovo pazzo. sei E abbiamo qui solo in macchina anche al freddo. un altro novizio TNT che entra in chat impunemente. Ci piace così. Matt, riesco a vedere, come faccio a vedere la partita? Vai Su sul YouTube Facebook dei TNT e trovi il link per il c'è team. il link anche sul Discord, Anche comunque. su Discord l'ha messo Mitchell, eh. Dimmi. O su YouTube, o sul Discord o su Facebook c'è il link. Non so se può interessarvi, ma la Roma ha preso gol da Klassen.
circa 4 minuti fa. Anche aggiornamenti sul calcio. Aia. Tra l'altro, Dazn per questo aggiornamento non richiesto ti chiederà tipo una fattura da 100 esatto. euro. Restrizioni oh, no. devo mettere non per i bambini ora che è entrato. No, in realtà. No, ok, è già. Tutto, non è destinato ai bambini, ok, c'era già, perfetto. Allora, come faccio a vedere la partita di Itemi? Vai su TNT su YouTube. Canale TNT su YouTube. Tele TNT. Intanto Gallo, ti sei iscritto, spero, almeno te. Dove? Pensate che io ero al canale YouTube. Canale YouTube Tele TNT, ma non ero iscritto. Mi sembra di sì, se non l'ho fatto lo faccio subito. Allora, vi descriverò vocalmente cosa sta succedendo. Schieramento ad angoli opposti. I tre striker di Patrick eseguono una prima manovra 1 dritta, seguita da un'ulteriore manovra dritta, portandosi a circa un terzo del tavolo. La loro formazione è seguita strettamente dal TIE Reaper con a bordo il tizio Sloan, l'ammiraglio Sloan, tenente Sloan, come il diavolo si chiama. L'intera formazione... Capitano, hai detto tutti i gradi, ma non capitano. Non gioco fazioni minori, quindi non è un problema. Per l'intera formazione è fiancheggiata dal ciccio Tai, che punta verso l'angolo opposto destro del tavolo, in cui si trovano ancora in formazione, in un cluster da 5 elementi, i 5 Tai SF del primo ordine guidati da Franza. È stato quasi ipnotico, io sono molto contento che sia accaduto. Seguo fin quando ero piccolo. No, abbiamo Locke, credo. No, scherzavo. Luigi. Sei nubi, vedo. Ah, Gigio. Luigi, sì. Il nostro... Il più grande pittatore della Torino bene, nonché il più grande TNT imprestato agli Hammer. Dicono che sei stato un giovane Bruno Pizzuri. Grazie mille, Locke. Solo fuori nei commenti per... Apprezzo molto, addirittura spaventato il cane che se n'è andato in distruttiva. Signori, questa era di essere una partita con molta poca pazienza e molti dadi d'attacco. Ve lo dico. Sai cosa? A livello di pronostico, dicevo prima, poi ho stupidamente cambiato discorso. Io vedo molto in vantaggio in un matchup del genere gli SF. Perché ok che stanno giocando contro Sloan. Però sono navi con tre scudi che giocano contro Sloan. Ok, prendono lo stress, gli altri rirollano, eccetera, eccetera, però ne assorbono di colpi e di danni. Ne bumpi uno, ne bumpi due, ce ne sono ancora tre dietro che tirano missili. Insomma, non è... Che grande filosofia lo spam! Grazie, Paro, che ci avevi portato alla conoscenza di questa lista. Five Finger Death Punch. Comunque, perché ci sono, chiamano già. Ci sono gli emo anche in X-Wing. E come si chiama già la nave della Duchessa? Non mi credo più. Lo Shaka Striker. Il Death Striker, sì. Si chiama Shaka Striker. Shaka? Shaka Striker si chiama. Ah no, Shaka è il nome che vi dà il mio cane. Shaka Striker, devi chiamarli stasera. Quelli vanno giù facili. Mica, se si mette veramente becca una selva di concussion. Ha detto. Vai Franza, caldo nero, Franza! Tra l'altro è una bella posizione, Marco, per tirare lì con Cascion, Ah no, però adesso... Lancerai i missili urlando, ciao cane nero! Ma se dico cosa potrebbe fare Patrick, non mi sentono, vero, i giocatori? No, non ti sentono i giocatori, stai tranquillo, qui facciamo tutte le cose regolari. Ottimo. Patrick adesso gli sbatte il primo Tail Striker con una tre dritta, tre boost no, dritta, no, doveva entrargli a cazzo duro con questi 5 tali su Listan Radio, esatto, ormai attenzione, Zaramella in collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale, pazzesco. quello che ho detto anch'io, adesso Patrick non no, shut the fuck up, he's not playing the fucking game, I just did this because I want to be home and doing it, instead of fucking being here 40 minutes. Attenzione Patrick, mette un crit.
Francia, no, raga, sto litigando con Nadia che porca madonna mi ha fatto aspettare 40 minuti per sta porco dio di roba. Grazie Zoramella per aver appena battuto il canale TNT dalla rete. Apprezzato. È stato bello, ma... Che il canale TNT dura un mese. Ah, ecco, grazie. Facciamo... Lisa, ti prego, apriamo... mi devo dissociare da te. Apriamo il tele Zoramella. Ma raga, ma avete detto che si poteva bestemmiare, che tanto non ci sentivano. Cosa? I giocatori, sei in live, Zara. Ah, ok, bene. Ciao a tutti. Beh, raga, dovete avvertirmi se non posso bestemmiare, lo sapete che io ci uso come intercalari. Ma lo sai che ormai, vabbè, ma anche noi di base nella vita normale... Però purtroppo ai gestori delle piattaforme streaming queste cose non piacciono. No, no! Boris, non offenderti con noi. Chi è che avete fatto uscire perché Zora ha bestemmiato? Luigi. Ma credo che Luigi in realtà fosse abbastanza vaccinato al Zoramella, sì, no? Dai, Patrick. Non posso sparare nulla di fatto. Sì, però adesso perché? Patrick fa il pre-boost dritto e gli fa la 3 dritta con lo striker. E quindi già un po' di bampini glieli fa fare. Ma sì che ce le fotte. L'importante è tirare fortissimo. Con qualsiasi dado che tiri. Quindi, boh. Dai, Franz, analisi, distruggi tutto. Perché no? Perché se lo fa bombare i missili non riesce a tirare i missili. Non dipende come muove, ma se non riesce a tirare i missili. Calcola che comunque i missili li tira anche da dietro, se non mi sbaglio. Bella. Ma è vero, che cazzo lo fa bumpare che c'ha PS più bassa? No, i test striker hanno PS1, lui ha PS2, Marco. Quindi... Sì, ma fa... No, no, hanno PS3 i test striker, E perché leggo uno nel monitor? No, PS1. No, c'è il Black Squadron Scout. Io mi si sa, boh. Attenzione, il Mitchell sbaglia, è incredibile. Ah, infatti mi sono tre Black Squadron Scout, poi abbiamo il Captain Fero. Aspetta che lo scrivo. E poi anche... allora il cazzo, allora, Mitchell mi confondi. Mitchell ci confonde, un pazzo. Devo cambiare l'arco. Sì, torna in Italia e smetti di fare il povero in Inghilterra. Questa è una grande verità, smettila di andare ad abitare nelle favelas. Perché abbiamo visto foto della nuova casa di Zoramella che non potete neanche immaginare, signore. No, allora, Zara lo commentare. Sì, sì, rientra dopo, ha detto. Non ho capito che azione ha fatto il... Passive con tutti, ok, passive. Sì, fantastico. Bravissimo, bravissimo. Ma che ne sanno 2000? Veloce prima che iniziamo a mettere dei danni sul tavolo. Allora, comunque sì. Neanche un rootless per Patrick un po' mi delude la faccenda, voi che ne pensate? Sto pensando la stessa cosa. Facciamo la rootless, dov'è? Non lo vedo. Io basta fare così. Quindi ha 200 anche lui, 2, 4, 6, 200. Tante cose che si scoprono quando ci si diverte. Madonna. Danny dice che porno. Che porno i passive, sì, sono d'accordo, fortissimo. Allora, ok, qui si inizieranno a togliere delle navi dal tavolo, credo, da una parte e dall'altra. Sì. Quindi si inizia a saltare. Beh, roba. Ha un bel focus fire, Marco. Toto morto. Tutti hanno un ottimo focus fire. Allora, secondo me punta a far saltare... Sì, però Marco resiste meglio, quindi Marco secondo me riesce... Non portare sfiga, smettila! La detta. Allora, io... Tre finita la partita.
Tra l'altro, in realtà Patrick ha... come già Litton. È quello che fare rollare se sei nell'arco laterale. Allora guarda che anche Patrick c'ha un bel fuoco full moddato qui, È nell'arco laterale del blu con Litton e quindi fare rollare un sacco di persone. Nell'arco laterale? No, non è nell'arco laterale. Del blu sì, voglio. Nell'arco laterale, sì. Cioè Litton ti dice, quando una nave amica range 02 attacca, se sei nell'arco laterale del difensore, l'attaccante rirolla un dado rosso. Metto la carta tutto schermo così la vedo. Vedi? Madonna, amici, ma sei diventato veramente una persona troppo professionale. Ma Luca, perché tu non segui tele TNT con continuità? Cioè, fra poco diventerai presentatore delle partite di calcio. È già presentatore delle partite di calcio. Comunque vedi, non segue proprio. Fammi vedere dove tirano i dadi, così ve li chiamo. Allora, ce li stanno mostrando. Parte, ha già misurato l'arco con tutti, non so se si può fare, ma va bene. Il rosso punta al viola. Range 2, credo. Ma il mio amico Scarf... un pazzetto Scarf è nel cuore della gente. Ma sta giocando o gioca dopo? Non ho idea. Noi richiediamo le informazioni al team e il team ci ignora, quindi andiamo a braccio. Attenzione, lo scudo salta sul rosa. Vabbè, scudino. Spara lì indietro, Marco. Che in realtà allora, qui il Reaper spara sul blu a quanto pare, che difende 975. Ha un reroll per Litton e mette 3 hit, 2 hit e un crit. Un altro scudino. Sul blu. Finché splitta il fuoco bene. Dai, ma con chi sta sparando? Scusate. Ma Litton non è un più sicuro, scusatemi. No, Litton. Ah sì, sei sicuro. Sì. Ah sì, hai ragione. Beh, quindi non mi ricordo. Però ha sparato quei cannoni. Col cannone, sì. Quale? Col tractor, attenzione. Quindi zero danni ma trattorizzato. E comunque non proprio la mossa migliore a splittare il fuoco. Vi giuro, è la prima volta che vedo un cannone tractor giocato sul tavolo. Perché non segui il meta con 6 M3. Lo so, ma è mea culpa, solito. Questo ha fatto abbastanza male, secondo me. Infatti il blu ci sta tornando di sparare. Il blu ha ancora 5 vite sopra. 4. Ha 5 vite sopra. Vediamo se... Sì, no, era per capire. Brasa, lancia gli scudinari anziché che parli. Però se spara bene può spaccare i due striker qui con me. Deve crederci. Prende un crit, te lo dico subito. Più leak. E il blu ci saluta, va bene. Uber esploso. Sono due. E quindi siamo a 40-0. Prende nel dubbio tre critici, vediamo cos'è. Vediamo cosa esce.
Ah, non li sto girando. Mi sentite? No, no, quel lì che è quello che si Ah, prende. hai ragione, si prende poi con danno normale dopo il crit. Era credo un doppio danno, poi gira di nuovo e un altro più big. No, aspetta, non sto capendo. Vabbè, metteranno dei danni. Sta esploso! Hai ragione. Ma cosa? Che forte il Reaper, dice Danny, confermo, fortissimo. Ah. Quando era su basetta piccola era ancora più forte. Allora. Vai Marco, tira sti dadi. Manda tutto. Allora, parte chi? Sul bersaglio grosso, attenzione. Sì. O su quello. No, Vado di quell'altro. nuovo, va. Io Ah. spaccherei due striker. Se ha la possibilità Nel anch'io. dubbio. Sì, anch'io sarei andato forte forte sugli striker, ma vediamo cosa ci combina lui. Ma mi sentite? Sì. Ah, ok. Sto Bene, andando via l'audio. sì, ma se magari c'è qualcosa. Ah, Ma non sano, so se ci striker. fa a spaccare due striker, quello Bene, giallo si non so spara. se... Cerca l'arco. Range 2 Va missile, bene, range signori! 2 missile. Dai, dai, Franza. E via, e via, e via! Che salta il pezzo. Alzate le braccia per dare l'energia a Franza! Oh. Vai, 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 riroll, Ancora riroll, riroll, peggio! riroll. Era quasi Almeno meglio, critico, dai. l'ho visto critico. Vediamo se mettiamo dei danni. Un critico, Critico. un critico, ci piace. E facciamo finta di essere scontenti dell'un critico. Un critico, ci piace sul verde, eh? Weapons failure, non Weapon male, non failure. male. Non male. Come detto, noi tifiamo di parte perché è il nostro team, raga. Non voleteci male, forze crudeli. Beh, avete solo da entrare nel nostro team e Dice rompere i coglioni. Verissimo, dice se volete solo Yuri. il TNT potete tifare anche voi per Franza. Dice Yuri, vai sul Reaper così levi Sloan, ma dov'è il divertimento? Noi vogliamo giocare stressati. Noi vogliamo il sangue, sì. Poi rosso. Di nuovo sul. Ragionevole. Dai, sì, un altro range 2, dai. Tre critici stavolta. Meno bene di prima, ma vediamo core roll. Due, Nuovo 2, ottimo. va bene, sa andare peggio. Un altro, un altro. Altri due. Altri due? C'è C'ha un focus? focus, No, una pistola. c'è un focus. c'ha focus, no, prende Eh vabbè. due. Attenzione, prende due. Si Un prende il danno. rischio? No, prende uno, prende uno, prende uno. Prende uno, prende Prende uno. Va bene. Quindi si va col terzo, di nuovo 3 dadi. Meno bene. Però a questo punto se non riuscivo a fare il focus fire gli conveniva Ah. continuare a tirare su Perop, avendo la portata di Però tiro con tutti. altri Lanciamo un 2, raid un altro gratuito. danno. Come? E però le gira uno di quelli sotto. E gli gira. Difendi uno in meno. Glielo giro. Per Ah, i missili. giusto. Oh, difende No, uno in c'è meglio di meno. missili con gli effetti qua, cosa pensi? Buon muore. Però devo andare su No, Ferop, che cazzo fa? Che obiettivamente. cazzo fa? Ah. Non vuole levarlo? Sì, qua. Ah, eccomi, tutti sti ping. Ditegli a Franza di smettere di pingare. Dai, bastano due hit. Date la forza, bastano Un pezzo saltato. due. Sì. Si toglie il Oh, pezzo. porca il big crit. Alexa, play Ronaldo che dice sì. Il problema è che credo che quello striker costasse molto meno rispetto a uno 7 dei... punti di meno, 7 punti di meno. Eh beh, no, noi siamo in Tra partita. l'altro gli ha tolto dal mazzo danni, lose stabilizer.
Weapons Failure e Structural Damage. Sì, gli ha fatto un favore. Per discrete artiglie. Sì. Adesso abbiamo doppio stress sul giallo. Ma il rosso si può vedere? Se... Voi potete cercare se il rosso arrivava su Ferrop. No. Anche il verde. Ma Luke non so in realtà quanto fosse una grande idea andare su Ferrop. Ma Ferrop schiva uno. Eh sì, però ha un tiro ostruito, che quindi tiro. È una cosa in più, un evade gratuito sul blank. Ma sì, solo dal rosso. In realtà secondo me neanche. In più Ferrop aveva l'evade gratuito sul dado di difesa perché lui non aveva segnalini verdi. Vabbè, però... Ferrop aveva due evade gratis su ogni dado, perché avrebbe dovuto sparare su Ferrop? Perché due evade gratis su ogni dado? Perché uno dalla nube e uno da se stesso. Ma no, ma mica sono tutti ostruiti. Vabbè, due poi... sì, di fisso. Giallo di fisso ostruito. Sì, Ferrop... Ah no, scusami, io intendevo su Litandri allora. Ah ok, no, ok, su Litan ci poteva stare, ma... No, no, su Litan. Perché almeno fa solo per fare un po' più punti. Cioè, sparare sul Reaper era veramente... No, hai ragione, no, Litandri intendevo. Cosa mi son perso? Sono schioppati un SF e uno Striker. Sì, Yuri, sono sempre due evade sul Ferrop. No, ha ragione Mattia, Yuri, perché io ho sbagliato cosa, pensavo che Ferrop fosse l'altro, beh, un gioco da una Ferrop vita. Se gli spara attraverso la nube, ha un blank cambiato in evade e un non blank cambiato in evade, perché lui non ha segnalini verdi. No, quello che dice Yuri è che non è sempre un evade, perché se fa occhio non può girarlo in evade della nube. No, però lo gira per Ferrop, capisci? Infatti. Cioè su due dadi lo terrai un blank e un paint qualsiasi. Basta tirare un blank e due evade. Tiri un evade e hai due evade. Sì, uguale comunque. Anche con un evade hai due evade, perché l'altro qualsiasi dado è lo cambi con Ferrop. Sì, infatti, quindi sì. Se non fai due occhi non puoi fare. Tiri due occhi, non lo fa. Ma noi abbiamo male. Vabbè, grazie. No, vabbè, ma non ha senso. Ha ragione Mattia, non ha senso tirare. Mi ero veramente confuso con l'altro tizio. Però secondo me a sto punto sì, come fa sparare su Dri, perché almeno facevi 41 punti. Allora, la domanda da Nabbo. Ma se io attivo i passive e faccio lock con l'SF, posso linkargli la torretta che si gira? No, capito, sì. Sì. Sì, mi sembra di sì. Sì. Lo usavo nel 2019, sto tre. Ma poi c'è stato il Covid, la gente se lo dimentica, eh. Bello questo Litan girato sì, di Yuri, ma se fai occhio con la nube lo giri con Ferrop, cioè devi veramente ottenere doppio occhio per non evadere due. No, di che c'è un 99% di possibilità, no, che fai è antistatistico, Yuri, è vero. Quello che aveva senso, secondo me, era sparare su Litandri, perché tanto schiva uno, vero? Dico una cazzata. Sì. Però aveva sì, il reinforce comunque. Cioè non lo toglievi. Ma tanto viene incredibilmente usato il Marg Sable Closure. Allora no, era nella merda in ogni caso, non c'erano bersagli buoni. Secondo me era giusto tentare di togliere due striker, poi gli ho tolto uno, va bene, sì, uguale. A sto punto sì. Non ho visto il reinforce. Attenzione. No, bersagli buoni. Attenzione. Quindi strain sul giallo per il talento di Stable sì, Closure e strain su Reaper per la nube. Yes. La salva di apertura non è andata esattamente come pensassi, sono sincero. Pensavo facessero un po' più strage tra cluster missile e altro. Mi dà idea che Patrick sia stato in grado di gestire molto molto bene la distanza e l'ingaggio, negandogli il più possibile l'utilizzo dei missili. Eh sì, infatti Patrick l'ha ingaggiato subito. Ma boh, secondo me non spara lì. Oh sì, no, in realtà potrebbe anche. Vediamo cosa succede. Ed è una partita dalla pazienza inesistente.
Mattia, magari hai ragione, 30 minuti e finisce tutto. Cioè, guarda la situazione, qui adesso arrivano altre papagne gigantesche. Minchia, adesso sì. Ah no, non può girare questo per vabbè, l'abbiamo perso. Devi credere nel cuore delle carte. Fai un po' per fare il server, per favore. Devo flippare il tavolo. Cresce il server, ok, rematch. Ops. Vai. E questa è X-Wingopoli, signor. Sebon, salutiamo Sebon. Ringraziamo ancora per la bellissima grafica che ci ha fatto per il canale. Ciao. Ciao. Perché mi sono perso chi sta sparando. Non so perché. Per sparando Sloan su nave stressata. Ah, è lì, tanto giusto. Oh no, uso ci quindi ha preso due danni il giallo, ok. Sì. Tan tan. Il giallo. 4 dadoni, 1, 2, 3, sborda! No, hit for focus, reroll, 2 hit, sparare sparano questi, eh! Reroll perché? Ah, sempre sul giallo. No, si sta sparando. Sul giallo sta sparando. No, il giallo sul verde, scusatemi. Prende un danno, il verde. Perché ha rerollato? Mica stesso. È rerollato perché c'ha. No, è vero, però è lontano da. Ha fatto un reroll di troppo. Già aggira. No, non ha rerollato. Oh sì. Sì, ha fatto un reroll di troppo, non è range 2 da. Judge! Okay. Sì? No. No, c'era un reroll di troppo. Non capisco. Non è quello che funziona. No, deve essere a 0-2, è vero? Non c'era quel reroll. No. Aia Patrick, questa Patrick, ce la segniamo, trassone, trassone! Un affronto al TNT. Stunned Pilot, che bruttezza. Aia, che male. Che bruttezza in una situazione del genere. Che poi il giallo dove va, pesta i piedi a qualcuno. A meno che non fa una catena di critici gigantesca e toglie il Tai Sumo. Il Tai Quasimodo, come lo chiama Laura. Laura Mariani. Tutto. Sì, adesso c'è tocca al Franza, che spara anzitutto al modded col giallo, che fa uno. Sad beeps. Vabbè, uno lo mette, va bene, ci piace quando ne mette. Tanto l'importante non è cosa ti metti, ma come lo porti, quindi. E poi, spariamo. Giustamente. Giusto, altri 7 scafi, non so che sia. Sì, guarda, adesso Rosa fa la zicca zicca, giriamo l'archetto indietro, spariamo. Spariamo su... Parallelo! Avete qualcosa il rosa? Come? Il rosa vede qualcosa? Non credo. Però probabilmente se gira l'arco indietro vede Littan. No, non vede niente, secondo me. Sparare dei missioni su Reaper. Sì, adesso li metto. Però era in giuno, quindi non è un missilone. No, era in giuno credo dal 3, dal verde, Non lo so, non vedevo bene dal mio lato. Sta pingando in basso? Sì, indicava i... Però... Triplo hit, bello, vai, sì! Forza, hits! Flippa direttamente uno. Il... Basso. E poi gli trick hit di mano, dai! Di nuovo. Questo è un missile, signori! Credo. 2
Questo è un missile, signori. Questo è un missile, signori. Incredibile. Madonna, già c'è un click. Non ha preso da dire no. Ma io vedo il ritardo. Nulla che mi dico due. Due più crit. Beh, fa evade automatico. Sì, quindi prende crit e flippa. Sì, però flippa sì, danni. A mezzo ferro. Quindi espone. Ok. No, prima espone. Allora, è esposto la carta sbagliata? Ah sì, deve sparare. No, anche Litten espone, è preso, doppio stress. Doppio stress, e poi deve panicato. Esporre ferro. Deve esporre ferro. Sì. Intanto ha preso un blind. Deve esporre anche ferro, Patrick, smettila di barare, Gesù Cristo. Glielo pingo, come si pinga? Ok. Cos'è la doppia danno? No. Doppio danno. Patrick, smetti di fare il clown, cazzo, esponi sto danno. Le risposte erano doppio danno, vai pronto! Non lo so, non li so i punti. Vai, Woods, scappa per 42 minuti! Lasciali scappare con 4 SF. Navi notoriamente agili. No, settarli, dai, lì una mezz'oretta me la prenderei per settare i dati. Locca qua e gira, locca qua e gira. Attacca la connessione. Perché non ha loccato? Sì, te l'ho loccato. Forse ha loccato... Ma non ha più fuoco, Marco? No, ha loccato Ferof, ma ha sbagliato block, cioè messo quello del rosso. Ah, può essere. Lo scopriremo solo vivendo. Ovviamente ci ha lasciato anche la musichetta di sottofondo. Che peccato. Infatti sentivo una mancanza, sentivo la studio. Aspetta, rimedio a breve. Hey baby. Appena questa è... No, non posso cantare. È appena... Questa è copyright. Ha fatto un bello commentare per voi. Sì. Cioè, potenzialmente sì. Ma non ho capito sinceramente il movimento di quel giallo lì, cioè che ha girato a sinistra, invece di andare dritto. Voleva sparare. Vabbè, con uno spari a Litten, o spari con tutto su ferro, o spari con tutto su Litten. Concordo. Vabbè. Secondo me ha tentato un bump su Litten che non c'è stato perché Litten ha girato lì. Ora è doppio stressato. Quindi noi siamo sempre ottimisti, anche se perdiamo abbiamo vinto lo stesso nello spirito. Ma raga, le altre due stanno andando. Furchi non sa ancora neanche quando gioca. Si dà la macchia perché Gragnola lo tampina, ma lui non ha idea di cosa fa nella vita. Scarfo blu. Overlap prende danno. Ouch. Oh no, adesso è il Mus che sta barando. Perché? Perché? Overlappato una nave, no, mica. Non la nave, attenzione. No, sono sei rimasto nella 1.0. Sì, raga, ma io sono sempre stato nella 1.0, basta. Cos'è questa roba nuova? Il Bullseye. Pensa che fra poco c'è la 6.0. Oh, Muzza, perché sei stato a campare lì?
Ma che cane? Ma così. Oh, non posso neanche bestemmiare. Ha bampato col rotto. Mi piace, iscrivetevi per sentire più bestemmie da parte di Baro. Ma mi piace una bestemmia. Ha bampato col no, ha bampato col verde. Ha bampato col verde. Il rosso, il rosso e il rosa hanno fatto passive. E penso anche il giallo. Sì. Col verde ha bampato. Il verde ha bampato. Il verde non spara su turno. Però ora puoi girare gli archi e sparare due missiloni a Litta, non è male. O a Ferof, visto che finirà lì in mezzo. Spari a Ferof. A Ferof farà uno dritta. Io spero che spari e basta, tirate quei dadi rossi. Ma Ferof perché fa la uno dritta? Perché deve destressare. È destressato. È stressato. Vabbè, non può prebustare Ferof, è stressato. Notevole sta posizione, dovrebbe morire Ferop. Luca, se tu potete ancora sfiga una volta, venga a casa tua e ti chiudo il bagno a te. Raga, ma si è sparso Patrick. Allora, tanto basso, Ale. Eh? Ti sento basso. Alzatelo, Luca. Come puoi gestire il bot? Lo dico più forte, quanto è scarso Patrick. Attenzione, qui ho delle situazioni. Madonna mia, quanto è scarso Patrick. Commentate quanto è scarso Patrick da 1 ad Alessandro Zaramella. Qui potrei rispondere, ma non vuole alimentare faide di alcun tipo. Non è vero, le vogliamo alimentare. Signor Pifo, la sua risposta. No, ero concentrato sul capire cosa faranno il prossimo turno, perché è una situazione abbastanza de merda per gli SF. Questa sì è... Uno dritto, uno dritto sta in altura. Oddio, raga, guarda che se ma uno dritto dove? Gli spacca uno dritto. Uno dritto che sta in altura. In realtà sparando anche i missili da dietro ci sta, Che non uno dritto, una morbida torretta indietro e si spacca tutto. Coordine la parte di Ferro. Quindi si ristressa per poi rifare la uno dritta blu il raga, dopo. Ho parlato YouTube, non vedo più cosa succede. Beh, a parte si è ristressato per rifare la uno dritta dopo e andare sull'ostacolo. Zara, ma se sei a casa c'è il link per vedere direttamente dal tavolo la partita. Attenzione, qua si flamma. Yuri Sinigaglia dice che Patrick vale 2 Zaramella. Però è uscito. Vabbè, anche 3. Questa è uscita. Zaramella è piccolino, Patrick è pompato. È normale. Crossfit. Danny, ma noi siamo di parte solo perché Mutsune è letteralmente uno dei nostri. Oddio. Il rosso prende un po' di fuoco adesso. Lo so, però. Il rosso ha solo 6 vite. Venga, starà dicendo qualcosa di diverso. Lui è un mio fan. Vabbè, un po' come tutti, ma lui è un mio fan. Un po' come tutti. Chi è un tuo fan? Ma tu chi sei, innanzitutto? Attenzione, è entrato Furchi. Io sono una fan di Zaramella! L'uomo più ricercato da LXTC. Devo aggiungere un posto in questa chat per il mirabolante e scoppiettante ego di Zaramella. Non ce n'è abbastanza. Allora aggiungo almeno 3 posti nella chat vocale. Comunque, 4 dadi sul povero rosso, che deve solo credere in se stesso. E nel cuore dei dadi. Mette 1. Beh. E va di a me va bene. Detto qualcosa a Piffo. C'è una birra, un calippo. E vaso, e vaso, un calippo, grazie. Da parte di chi? Signori, non so se avete riconosciuto la voce, ma abbiamo qui un compagno di squadra di Franza che fa finta di niente e studia l'avversario. Mentre non ho ancora capito quando io in realtà dovrei andare a fare i compiti, ma il ragnolo è qua Furchi. Gli ho scritto allora, però non ho visto se mi ha risposto.
Raga, mi dite cosa sta succedendo che mi sta laggando male? Due strike hanno sparato 8 dadi su un SF che ha preso ben 2 danni ed è molto triste per questo. Adesso il rosa locca il giallo e gira la torretta indietro. Perché il giallo? Ah no, è giusto, è giusto, no, è giusto. Perché il giallo è quello pieno, quindi vuole solo mettere dei punti. Perché il giallo vede il giallo, poi ci sta. Per far esporre anche il danno al rosa quando colpisce. Poi al rosso quando colpisce, scusa. Al rosso? In realtà non ha danni. Vabbè, io ci credevo, ragazzi, scusatemi. Il giallo e il rosso sono pieni entrambi. Allora, Luca, io sono sempre convinto che Franz abbia messo tantissimi danni, ok? E non puoi... Invece li ha subiti, Mattia, hai sbagliato. Io comincerei a spammare, lo sapete, è vero che i concussion, se non dico una cazzata, fanno esporre anche i danni delle navi amiche? Sì, ma lui non ha danni sopra, lui ha solo navi amiche, quindi è tranquillo. Ma il giallo invece sì, ha dei danni sopra. Sì, ma il giallo hai visto dove cavolo è? Ah, è vero che tanto col rosso non becca, il verde è bampato, sì, niente. Togli quella manina, Marta, che già raga, è un ingaggio che va benissimo quel missile lì, tanto sia il verde che il deve rosso... Deve solo ricordarsi che spara i missili dal culo. Sì, esatto. Franza, ricordati il missile dal culo. Sì, no, io... Nel briefing pre-match gliel'ho detto, quindi se lo dovrebbe ricordare. Vai che Ferop ci lascia, ciao Ferop. Che Ferop? No, l'ha detto, madonna, ma stai guardando la partita? Ma il rosso sta commentando la partita del suo cuore. Ma no, il rosso e il giallo spero che sparino. Ok, spara i missili. Però vediamo questo ingaggio qua, il verde... Rosa su giallo, missili del rosa su giallo, mi piace, dai, tira, 2, ci piace. Vediamo, reroll. Poi io vedo. Dai, sto crit. No. Vabbè, 2 va bene. Non ce li avevo. Due dentro. E sono punti anche qua, incredibile. Situazione punteggio, signor commentatore? Sempre 63 a 60. Beh, si avvicina al pronostico di Yuri, eh? Che ansia. Beh, no, 100. È prova da riprendere. Si va 80. 180-103 per Yuri. No, per Patrick. Rotea indietro. Si porta non posso, non sono missili perché... Vedo automatico, ma lui comunque spara fortissimo. 3 dadi. 3 dadi, R1. Scusate, ma come funzionano i suggerimenti della squadra che sono ammessi? Ma no, non posso... Non penso che tu sia... dai che un doppio danno e muore, dai che un doppio danno e muore, dai che un doppio danno, ci credete, dai che un doppio danno e muore, noi ci crediamo, il cuore, no, weapon fail, che schifo, 2 hit e un crit, attenzione, vabbè, io vedo cose in ritardo ovviamente, siamo caldi. Stiamo calvi, sì, è vero. L'importante dai, è rosso, gira torretta, dai, gira torretta e spacco. Eccolo. Siete pronti a stappare bottiglie? Preparate lo UFOmeter. Dai, bastano 2 hit, bastano 2 hit. Porca troia, che figlio di merda. Ritira tutto, cazzo. Lagga. No, criticone. No, schivato. Perfetto. Mannaggia. Vabbè, siamo in vantaggio. Siamo 80 a 60. Sì, praticamente ma per vivo una vita. Un oggettivo. Invece ma ti pare, ho messo anche la foto di Crudelli nel post per dire che non faremo stati oggettivi. Quindi, cioè, siamo proprio tipo venite a guardarci, a guardarvi la partita con noi. Siamo 7 gold, esatto. Super spot! Mancano 29 minuti. Dai, che è fatta. Posso dire che scappano. Posso dire l'abbiamo già fatta, Mattia, me lo concedi? Cosa hai già fatto? Abbiamo già vinto. Sì, calma, che cioè hai visto il rigore al Napoli. Mo scrivo a Oli Pocknell e gli dico fai spazio per la TNT squad che vi facciamo il culo. Calma che io devo ancora giocare. Non viene ancora mai. Fabri, non devi avere pressione da questa partita. Pressione di alcun tipo. Ma proprio zero. Scarf?
ha già giocato. Ma che ne so, è un uomo... Però Scarf Landini è una partita che spero di riuscire a mandare live, perché è una partita di livello. Beh, sì, direi. Giocatori storici... Soprattutto perché Scarfo giocherà Vader nel Defender, quindi lo vorrei vedere. Ma infatti... No, veramente... Okay, lo vorrebbe, non lo so. Fabri, tu non rivelare niente assolutamente, perché siamo live, quindi se riveli le vostre liste poi la tua squadra ti spara. Io gioco sicuramente 4 Star Viper. Perfetto. Ma non in questo torneo. Sloan, ma su DM3A. Un saluto a Mattia Scalzi, che ieri ci ha ospitato come commentatore e oggi è sparito. Ormai siamo ovunque, vi ringraziamo tutti e ringrazio tutta la community che fa video, perché ci sopportate di continuo. Ma in realtà è bellissimo, perché piano piano questa live si espanderà e sarà tutti i giocatori di X-Wing che commentano gli unici due che stanno giocando. Sì, esatto, esatto. Calcola che abbiamo 9 spettatori e 6 persone. Fabri dalla chat, Yuri Sinigaglia ti saluta. Se fai, ciao, la media, se fai la media siamo 18 spettatori. Infatti, beh, va benissimo. Tutto Franza, perché sta guardando il contrattito. Mannaggia, Yuri, me l'hai fatta sudà. Eh sì. L'uomo che ha battuto Furti. Vabbè, non è che ci voglia tantissimo. Infatti c'è anche questa musica di pianoforte triste sotto. Mi piace, Yuri. Stai bollini per te. No, però, voglio dire, anche Zaramella mi ha battuto... E quindi Yuri sale di livello, quasi vicino a Zaramella. Sono d'accordo. Oltre a essere fan di Zaramella, emula anche le sue gesta, mi pare abbastanza legittimo. Comunque anch'io sono fan di Zaramella, Vedo, prendo il giro. Ah, perché ho già la corretta girata. Non ha ancora sparato un missile. O sta trassando, non lo so. Dovrebbe essere entrato. Tanto le tarantelle sono legali per noi. No, non è copyright della tarantella, aspetta. Spero che conti come musica popolare. Beh, io non ricordo, il concussion devi avere target lock? Sì. Però lui fa passi e fa il target lock su quello che gli serve, anche se penso che in questo ingaggio in realtà non vedrà nessuno. No, lì strega, lì. Secondo me. No, si levano. Beh, meglio. Bravo, Patrick. Questo è questo è il classico turno in cui disingaggi, fuggi, rigiri, reingaggi. Il famoso stile di gioco in inglese. Per il... Oppure fuggi per 26 posso minuti. Posso scappare per 26 minuti, esatto. Non potrei entrare di uno stun. Sì, uno stun da... Attenzione. Cadanno. Strain. Strain. Ah, ok. Nube di gas, strain. No, questo era un bel turno per sparare un pochino su, vero. Pensa se quegli striker avessero avuto delle mine. Che bello lo striker con la mina. Già lo striker. Già lo spara, te lo assicuro. Che spara, vabbè. Target lock. Secondo me un errore è stato, visto che era range 1, anziché fare target lock, potevo fare focus. Ma che cosa? Quando era range 1 con i due tie che stavano sparando su ferro. Non poteva girare la torretta, se no. Ah, ok. Esatto. Cioè, calcola che tu non hai il focus col passive, hai il calculator. Il calculator non ti fa girare la torretta. Sì, perché lui ha fatto passive, in effetti, tanto muove dopo. Ma tanto lui deve fare solo passive, che gliene fotte. Beh, Questa lista di primo ordine è un bel muro di mattoni. Questa è la Paro Special. Madonna santa. Una lista di concetto. Sì. Detta anche The Rock. Direttamente da BL arriva questa lista. Innaffiata e corretta qua. Questi tie strike. Da Biella col mattone. O con la menabrea, dipende.
4 dadi sul povero giallo. 5 dadi, no, 4 dadi. No, no, 4, non ha tolto uno. Dovrebbe schivare. Qui purtroppo mi sa che un Tai c'è ancora. Invece no, schiva in cresce. Invece il doppio danno è... Però il doppio danno è sempre in agguato, perché alla fine stiamo giocando Impero Primo Ordine, ce ne può non uscire. No? Esplode adesso. Vabbè, ma che problema c'è? Tanto qui punta a toglierlo ancora prima di provare a fargli fare il console fire. Siamo. Allora, vogliamo del vero eroismo, Muz. È il tuo momento di essere un eroe. Questo è un miracolo. Questo è un miracolo. Adesso devi salvarti dal console fire e shottare il rosso col dito medio. Io ci credo. Mi sto mandando tutta la mia energia mentale. Shottare il rosso con il dito. Il rosso prende l'occhio. Guarda. No, giallo, cosa? No! No, sta prendendo per dopo, bravo Buzz, va bene, va bene. Ah no, ha sbagliato nel verde quello che l'ha preso. Si è messo il giallo ma era il verde, vabbè. Questo è un missile, signori. Credo. Che rosa. Beh, range te lo strutta. Sì, sì, ma te tira che non si sa mai. Sì, sì, infatti, poi ci pensano i dadi, fanno loro. Ragazzi, ma mi state dicendo che sto Tai è sopravvissuto, giallo? Sì. Aspetta, deve ancora tirare un console fire. Ah, giusto. Ho detto, la mossa di Mutsuna è tira, sbianca sul control fire, poi gli spara fortissimo e shotta uno striker e Patrick tinta. Vabbè, e Patrick sueggia. Attenzione, è riuscito a mettere occhio, è riuscito a... un danno l'ha messo. Ha messo un danno grande. Beh, lo spotti sì con giallo. Sì, se non muore. Se non muore di console fire. Ah no, ma spari. Allora, aspetta, devo flippargliene uno. Doppio danno sul flippato, che eroe. Dai, no. Ah, se muove sull'ostacolo. Già lo tira il console fire. Incredibile. Oh, Patrick ha speso quel focus, io voglio vedere quel focus sospeso. Ok. Sperava di spenderlo sul console fire di... ma non potrò... No, attenzione, arriva il concussion. Arriva il concussion. Non è importante. Non è importante, vero? Ma dai, stavo scherzando. Wait. Dai, ne passa uno. Ero. Chi è il genio che gli ha suggerito questa lista? Io vi voglio bene. È 5-7. Sì. Io l'ho fatto. Modestamente. Madonna, che forte. Signori. Ma perché? È a range 3 da Sloan? Che prende il doppio stress? Ma magari... siamo sicuri? Sì, minchia, ragazzi. No, ma lui è a range 3 da Sloan? Sì. Ma oddio, è un po' al limite, Sì, io lo cercherei, Patrick, ti chiamo sto Sloan! No, fateli, fagliela la carica. Obiettivamente magari c'è, ma minchia. Ok, l'ho visto. È un po' lontanino, secondo me. No, era lì, era qua. Dove sta la manina? Sei proprio sicuro? Sì. Non allora, qua. Ah, la amica deve essere da Sloan, sì. Scusa. Ma che cazzo, adesso mica gioco Sloan. Comunque stiamo dominando questa partita. Madonna, Mutsune, che classe. 96. Che classe infinita. Scusate, sto arrivando con ritardo, ma sto vedendo adesso che gli ha tolto via lo striker. Che classe.
che non è morto di consolfare. Adesso io forse due chiacchiere con Muz le dobbiamo fare, nel senso, quante partite ha vinto giocando assi nella sua carriera? Raga, mi silenzio che vado che mangio. Si Anche contano, secondo me uno sì. switch sugli sciami per Muzz Cioè, potrebbe forse guarda essere. che questa lista potrebbe essere. Questa hai anche Biella che ti guarda dall'alto se È la lo giochi. stesso Eh con sì. da chiunque, pure dalle liste neuronali. Però poi imparerà, spaccherà qualche segna, qualche tavolo, Cioè, io mi sono reso conto che alle volte devi anche iniziare a capire qual è la lista che fa per te. Cioè, c'è proprio una. sì, no, è molto vero questo. Cioè, non è detto che la lista top meta sia la tua lista. Uno, non è detto che quella che tu vorresti giocare perché ci sono le navi che ti piacciono per mille motivi, in realtà Ti poi togli la mano. riesci a farla funzionare per come Ecco, pensi, facciamo un ecco. po' di filosofia della lista in questo momento. Sì, Meglio una spostami. lista rodata ma simpatica o una lista top meta poco provata? Secondo me è meglio quello che sai giocare. Una lista che è rodato, perché una lista che è rodato e sai giocare, magari te la puoi cavare. Se invece Ricordiamo prendi. Scarsi quasi campione nazionale con i droidini. Più che altro se prendi. Ho la mano. Chi ha la Quale? mano? Ah, è la mia, scusate. Che cazzo di maniera. Dalla chat commentano sto sentendo Patrick da qui. Anche noi. Noi sentiamo solo il cuore che batte di Franza. O Franza che batte senza il cuore. Patrick avrà proiettato contro il No, muro un bilanciere di 200 kg con il mignolo, però. compro uno Snake One. Snake One o il Guarda, non è un Kamehameha. no Boba Snake Fett. One. Is that a Boba Fett? Ma cosa si gioca Ma mi adesso in piace proprio andare generale? su. Non Parte sotto il momento della serata. Mi piace proprio andare su. Che Prende la sono un 8. po' a corto di fuoco, ecco, questi imperiali in questo momento. Sono anche un po' Oddio. sotto i riflettori in C'ha il questo Shaka Tryker qua. Shaka Tryker che. La nube che avanza, mi spiace. Signori, io vedo uno Striker strainato a 1 metro da 200 navi. Minchia. Sto sentendo il sonda, no, adesso lo sposto. Qualcuno può streamare, per favore? Siamo su YouTube, ma Scalvo, vai su avremo. YouTube, è un grande momento. Perché? Perché il Franza è in vantaggio. Ma non di poco, di Non di 30 poco, di secondi. 30 secondi. Quanto manca? 14. Si può scappare? Ma in realtà Ma secondo io me gli credo puoi dare che il 6 punti, eh. rischio è che gli faccia il culo, cioè, con C'ha tutto uno il rispetto e Striker l'abbraccio. strainato a gittata di missile di 3 No, no. sempre. Morto l'eroe, no! Vabbè, ragazzi, ha fatto il suo, eh. Scarfo c'è stato un eroico SF che si è preso 3000 danni, è rimasto a 1, si è beccato un console fire, ha sbiancato il console fire e poi ha shottato uno Striker con il missile. Bene, bravo, bravo il nostro Mutz, E buono! quindi adesso però a che Bene, punto siamo? Perché. ragazzi, scusate un secondo, devo abbandonarvi, però è venuto Ciao, solo per Scarpa. vedere. Ciao, Quando giochi, Ciao. Scarpa? Domani sera alle 9. Ah, Ah, non ho bravo. più una vita a causa di questo torneo. Ciao. 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 E quindi i punti adesso salgono a? Mitch. 80, ok. Quindi Quindi quanto fa? quindi 96 a 80. Cari Vabbè, però diciamo che telespettatori, adesso sto striker. orario. Allora, vediamo. Landini Stesso con orario. drone. Potenzialmente sabato sera potrebbe esserci la mia. Sabato.
No, perché? Era sbagliato. No, sbagliato. Ci avrebbe fatto lock. Ha fatto una trassatina qua, ragazzo. Momento. Ah, aveva già lock. Ma ti dico solo che forse la torretta non era girata proprio da quel lato. E non puoi linkarla a un calculate. Vabbè, ha speso un calculate. A me sembra che siano tutti di mano questi, signora mia. Allora, integrita, qui sono forte. Io non me la sento di intervenire, però no. Non so. No, hai base sul critico, credo. No, integrita, hai base uno, scusa. C'era una roba di mezzo, credo. Ah no, ok, l'ha preso, scherzava, era solo fuori dalla zona. Cos'è? Non per fare solo focus, porca troia. Che signori! Ci state credendo perché io ci sto credendo. Disabled, no, deve essere reso. Due hit qua. Questo è ostruito però. Questo è vado. Tocca al rosa eroico che sparerà con la sua arma del cuore. Prendi Marco, dopo tutto il casino. Dopo tutto il casino che abbiamo fatto con quel post flame, ormai dobbiamo vincere trastando. Per forza. Gira la fottuta torretta, cazzo, muzzone! Ma spara di primario. Sì, non ha più missili. Sparare tutto quello che può sparare, ma è fortissimo questo uomo. No, aspetta. Vabbè, però ha fatto bene, ma comunque ha messo punti, quindi va davanti e dietro, non deve girare. È 1.0 di nuovo questo. Ma può veramente? Ah, già è vero che spara davanti anche senza la torretta. Allora ha tutto senso, scusatemi, sono io che sono. Vedi, non sono le navi, non sono le carte, sempre detto. Ma gira fortunato, ho visto solo due tiri, ho visto due hit crit e un hit crit, ma che bello. Scarvo ci sta credendo 10 minuti dalla fine. Minchia ragazzi, siamo a 113 a 80 punti. Ma quanto tira forte? Veramente di tutto. Può succedere ancora veramente di tutto. Ma lui sia sempre migliore il suo. Ah, 103 da punti. Ma Yuri avrà piazzato 2 euro a place bet, no? Cioè, oggettivamente, se Muz vince con Partesati, è uno scalpo, cioè, importante, però il rate ci mette bello scalpo, però ragazzi, è ancora lunga la partita, eh? Sì, è lunghissimo. Signori, ma sto i Bagnet che ribalta l'Ajax. E soprattutto ha appena recuperato 4 punti, no? L'avversario. Cioè, passa sulle nubi. Perde anche strength. Dicevo, i Bagnet ha appena ribaltato l'Ajax per un qualche motivo. Io dico che cosa sta buona e giusta. Qui fai passi, ovviamente. Mi hanno informato di un tizio che era vestito solo di una mascherina di pelo che era la sua barba. In una partita di Europa League. Meno male che c'è l'Europa League. Meno male che c'è l'Europa League, signora mia. Pensate cosa sarà la finale dell'XTC Trial Cup. Non ammetteremo giocatori vestiti. Speriamo, ma speriamo. La voglio dal vivo in un nightclub di Lugano. Perché in un nightclub quando puoi farlo in un asilo? In un asilo? Sì, questa è la dad che vogliamo. Raga, sta barando tantissimo, può fare solo focus quello striker. Sì. Segnate. No, ha fatto. È esploso il gioco forte. Perché sta facendo un banner? Biffo mi autorizza a pingare la carta. Pinga. Come si pinga? Col tab, però da spettatore non puoi farlo. Entra nel...
Piffo deve entrare e dire che non può fare il bar. Esatto, Piffo, e voglio entrare tu. Aspetta, Dillo qualcosa che c'è solo. O scrivi diretto a Patrick. No, no, basta entrare e glielo può dire. Allora, ok, gliel'ha detto, Tanto c'è Piffo presente, grande Piffo. Super Piffo Inzaghi. Tanto il Reaper, vediamo se si strema. No. Vado. Me ne vado, me ne vado. Però ridendo e scherzando, allora, Litta rientra nei giochi. Sì, sì, è una partita che può finire in qualsiasi modo ancora. Sì, sì. Ha messo un po' tanto a rientrare. Beh, ha la mobilità di un mattone di traverso nella brezza, quel coso. Allora, adesso il Franza se la porta a casa se riesce a togliere le due navi, fine. Cosa non così impossibile, lo Striker è il... Il Reaper adesso, non deve fare una vita. Il Reaper ha una vita. Non è un critico. Ha fatto... Weapon Spader, però. Per sparare tre danni pieni sul... sul... rosa. Sì. Diciamo che ti uccide i sogni, questo. Beh, d'altronde sei un cuore di pietra. È vero, è vero, è vero, sarebbe bello. Il grande capolavoro della cinematografia. Litta, me la gira. Meno male che abbiamo anche il pianoforte drammatico per il finale. Tanto si sente. Boh, pochissimo. Che sta succedendo? Verde. Verde, it's your turn. Signori, non è fino all'ultimo. Prendo l'occhio. Vediamo se spara. E adesso schiaffoni. Ecco, prende! Aspetta, questo lo fa vedere di quanto... Lo pinza! Ok. Quindi, spara missile per sicurezza, giusto? La prende, sì, sì. 3 di 1. Non so se lui sparate missili qua, onestamente. Per sicurezza ci sta. Sì, però non puoi sbiancare così contro quel cazzo di Reaper. Dai, ne siamo bastano due. Zero. Che scandalo. Che merda. Ma non può regolare. Ah, regolo. Già regolo. Ah, scusate, sono in ritardo sullo stream. È un po' uguale. Dai, Viola, devi fare solo il cretino. Viola, tu con la colorazione della vita. And the purple of life. No, non ha fatto passo in lui. Passato su, togli quella cazzo di mano prima. È vero, è vero, è vero, è vero. E comunque l'ha tolto, togli. Beh, Dwight arrivando alle che due sparava, quindi è morto. Sì, sì, comunque non aveva quell'occhio. Guarda, sono altri punti. Tanti punti, tanti tanti. Adesso il resto su, addirittura, lui sì. Un occhio giallo, a caso, va bene. Giallo, quello che vuoi, Bruce, quello che vuoi. Basta che ti ricordi. Sto vedendo esultare di quel feroce in saltato in aria. Legittimo. Io è morto. Sono tutti feroci. 3 minuti punteggio, per favore. Oh, vai su YouTube. 143-100. Però cazzo, se prende, se smezza due tai, ha comunque vinto padre. Sì, va bene. Se smezza due tai, perdonami. Il Viola sta per scappare a sinistra. Allora, io ti ricordo che stiamo sempre parlando di Muzzune. Immagini tutta la forza mentale che hai. Vero, ma i Tai, gli SF hanno la 3 stretta.
Eccomi, non tornare. È comparso un campione del popolo. Forza! Forse quello viola si deve... Ragazzi, devono scappare tutti. No, qua. Il rosso 5 dritta. Ma non può perdere. Se non può perdere. E se gliene esplode entrambi? No, io non importa. Io ragazzi, adesso pisciamoci nelle mutande. Cioè, un po' di... Capisco, voi non avete idea di quanto sto soffrendo. Voi non capite quanto mi ha flammato la lista Mutsune nel gruppo. Sì, perché non credo nella sta lista, questa Paro. Lista è la Paro Special, raga. C'è Alessandro Paro in persona. Scusa, Scarfo, questa lista è la lista perfetta per chi non ha mai giocato questa fazione. Scusa, Scarfo, ricorda che te l'ha detta sta lista. Non mi hai detto, come l'hai detta? Ah, è vero, ma che sogno! Ah, l'ha fatto così, non ha fatto la tremorbida? No, dritto per dritto che ce ne può. Ah, e chi si è visto? Sì. Dritto per dritto e chi si è visto si è visto. Le forte fa anche focus. Allora, a mostro come lo sono due minuti e rischia di fare un altro turno. Cosa c'è l'arco? Cosa c'è l'arco? Le lezioni su questa cosa. Però così non spara. Sogno. Vabbè, due turni se non spara va bene. Ma cosa serve quel check sul culo di... Ma infatti... No, forse lo c'è il torretto. Attenzione! Benissimo che dopo prenderà lo strain o non farà... Sento solo Zaramella che urla cose sconsiderate sempre dalla stazione spaziale internazionale. Grazie Zaramella. Comunque... Cioè, nella stessa stanza. Sta tentando il tiro del cuore, signore. Il campione del popolo e il pizzo del popolo. Vai così, Muz. Sta tentando un tiro a range 9532. Ah. Con una nube in mezzo. Ha appena tentato il tiro della tigre di Mark Land. Esatto. Sta controllando il vento nello spazio. Scusa, ma ha preso TL senza arrivarci. Com'è possibile? Sì. Che sogno. Ma allora questo non è... Mutsune, in realtà non dite Mutsune che continua a non poter fare le cose Milano, che ha cercato di trassare una ragazza prendendo il target lock nella sua area di schieramento. Io gliela pingo di nuovo sta nube, e gli hanno detto ma non sei un po' lontano, e lui ha risposto alla ragazza ma l'importante è che sia nell'arco dei 90 gradi davanti alla navetta, cioè praticamente prendeva tutto il campo il suo TL. Mutsune, smettila di trassare, però bello slow play accettato. 50 secondi. No, cosa fai il turno? Ha messo il lock sulla gas nube. No, semplicemente non poteva farlo. Io girerei tutto a sinistra, così almeno il brute non... Il brute però c'ha la torretta di culo. Ah, ok. No, allora l'ha girato davanti. Continua le 5 dritte. Secondo me sì, continua per forza le 5. No, le 5 dritte poi esce dal tavolo. No, non va da nessuna parte. Però 4 dritta con tutti, effettivamente non è così male. Ma fai la 5, visto che ci sei, cazzo, fa la 4. Sì. 5 dritta con secondi. Tutti, focus, l'unico che fa la 5. Timer finito. Attenzione, timer finito. Ha dovuto fare un altro turno perché gli è girata così. Ah, l'hanno fatto un altro turno? Sì, perché ha girato dai alla 20 secondi dalla fine. Doveva un pochino più piano. Niente, qua il ragazzo pecca di inesperienza, ma infatti lui è minchia, messi così sono proprio brutti, però rischia veramente di non sparare. Tanto il verde non spara, 100%. Poteva andare dritto per prendersi la nuca così distorto. Questo male. Ma perché? Scarfone, due lezioni al ragazzo su come gestire l'ultimo turno. Vabbè, minchia, sarà andato in super fissa. Raga, se per la legge della matematica, perdendo due navi, prendendo due mezze navi, vinciamo comunque, può fare anche quello. Beh, però, ragazzi, vinciamo è una propria di vittoria altrui. Esatto. La torretta ce l'ha dietro, quindi comunque... Okay. No, il verde ce l'ha davanti. Piffo, sono io lo Scarfos Angels, uno dei tre Scarfos. L'unico che spara... No, lo so. No, ma io volevo fare, come si dice... No.
porre attenzione che nel caso fosse una vittoria, è una vittoria. Una vittoria. Di... Vittoria. Una vittoria. Tutta di se vince, metto anche l'internazionale. Tanto non credo che abbia il copyright per ricordare che la vittoria è una vittoria. La vittoria. Qual è la sconfitta del signore? Ma non è, è il contrario. Dei perdenti, non lo so, non lo so. Nel TNT l'unica cosa che conta è che porti le birre, poi puoi vincere e perdere, quello che ti capita. Scusate, ma io adesso vorrei capire, non... stiamo attenti perché comunque... Patrick non muove neanche l'ultimo tie. Magari fare un altro turno e fare, però ce ne facciamo un altro. In America col fuso orario si può giocare ancora. Fare occhio sta nave, incredibile. Chi? Dai, la prima volta che vedo fare occhio con un... Ragazzi, adesso lo striker deve fare tipo... Eh sì, non ha il drone. Ma perché? Ah, per restare out of range. Con l'occhio prende lo strain, vero? Sì? Okay. Ah, ok, perché voleva... Va bene, nessuna azione, non può fare azione. Albero non può fare azione. Può? Sì, perché l'ha fatto col pre-manovra quello lì. Ah, e vale col pre-manovra? Sì, 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 perché il lo step di azione lo salti se ci passi con la manovra. Non con signori, la... quello verde è anche il tie integro. Che so? Madonna. Va bene ragazzi, devo salutarvi di nuovo perché vado a fare non l'ha preso. Come non l'ha preso? Non l'ha preso mezzo time. Sogno? Fuori arco con lo striker, signori. Si vola, tutti io a poco l'ultimo l'ultimo turno. Fai movimenti puliti. No, no, assolutamente. Non arriva a niente. Non arriva range, signori. Va bene, ragazzi, grazie. Aspetta che tenta ancora di prendere mezzo. Prende mezzo. Tenta di fare delta, sì. Sì. Deve scappare. È finito il timer, è questo l'ultimo turno. L'ultimo turno di fuoco. Sì, ma lui deve comunque scappare. Deve sparare per darsi l'accelerazione, tipo The Expanse. Signori, ha messo un altro danno. Fai sto play, porco Dio! Ma Zara, è già l'ultimo turno, pensaci bene, muoviti, manovre pulite, fai evade con tutti. Può prendertene uno, può farti 40 punti e vinci ancora. Zaramella, è finito il timer, questo è l'ultimo turno. Questo è l'ultimo turno. Ragazzi, Zaramella sta laggando anche nel cervello. Ma no, è il fuso orario, sta ancora un'ora indietro. Lui è in fuso. Sogno, ecco, signori. Come fa a fare le gaffe? Io sono emozionato, signori. Vabbè, ragazzi, mamma mia. Forza Franza, se mamma mia. Ciao, ciao. Al prossimo match. Ciao. Che bella, no, Franza, così! Dallo, Zara. Tutti anche un po' la sorte. Che scarso che sei, Patrick, cazzo, quanto sei scarso! Questa è bravura. Raga, Franza ha perso la partita precedente in 3 incalci. La vedrete... Vabbè, ma quella precedente, questa invece forza e sforza primo ordine, sì. Bestazione, please. Ragazzi, io vi ringrazio dell'ospitata e ci vediamo, ci sentiamo presto per la prossima eccitante partita della XTC Trial Cup 2021. Baci baci. Le uscite di sicurezza sono le vostre. Ciao. Ciao.